Ciao amici di Project Nerd, ci troviamo alla 12ª edizione del Giocomics, la fiera del gioco e del fumetto più grande della Sardegna, e questa mattina siamo qui con Lorenzo Pastrovicchio. Ciao Lorenzo. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Potresti spiegarci qual è stato il tuo percorso di studi prima di arrivare appunto a lavorare per la tanto agognata Disney? Boh, è stato abbastanza classico, insomma, ho fatto l'Istituto d'Arte a Trieste, che erano 5 anni. Tra l'altro ho studiato per architettura e arredamento, no? Una cosa che poi alla fine non mi è tornata tanto utile nel mondo del fumetto, però era molto piacevole, si facevano molti laboratori, era figo. E la passione per il fumetto poi mi ha portato ad avvicinarmi in maniera autonoma, perché non esistevano all'epoca a Trieste scuole per il fumetto e in generale in Italia ce n'erano poche, quindi chi si avvicinava a questo mondo, i tempi erano molto più lunghi, no? Adesso grazie alle scuole di fumetto, a internet, un ragazzo si trova molto più preparato in meno tempo, no? E mentre quella volta lì arrivavi in una casa editrice con pochissima esperienza, però per fortuna c'era chi magari ti riusciva a valutare. Nel nostro caso, quelli della mia generazione, c'era Giovan Battista Carpi, che da quel poco che gli avevo portato aveva capito il talento che c'era dietro, le cose per cui io ero più predisposto, no? E già all'epoca aveva capito che ero portato per la tecnologia, per quello che poi mi ha portato a fare pick-up. Quindi studi classici, poi mi sono perso un paio d'anni, veramente perso l'università, ma sai, quel periodo dell'età, no? Che va dai 20 ai 22, così subito dopo le superiori, dove ti cerchi un po', i genitori ti spingono a studiare avanti, credo che tutti ci siamo caduti alla fine, no? Un momento di certezza in cui temporeggi, in cui cerchi ancora il caldo, il calore della famiglia, cerchi di trattenerti un po' a quello che è un po' quell'infantilismo tuo, dici ma no, sto ancora a casa, e poi quando ti rendi conto che il tempo fugge, dici boh, qua bisogna muoversi. Io mi sono mosso verso Milano e mi sono trasferito là, un po' negli ostelli della gioventù all'inizio, poi a casa di amici, no? E poi in affitto come tutti con i primi lavoretti, quindi... Sicuramente la scelta più giusta. Bisogna darsi una mossa a un certo punto, sì. Bene, nel 2003 hai ricevuto il Topolino d'Oro come miglior copertinista dell'anno. Cosa ha significato per te quella premiazione? Allora, a prescindere dalle motivazioni, perché sono tanti anni che lavoro per Disney e in quel particolare periodo veramente curavo copertine di parecchie testate, no? Il fatto è che la premiazione del Topolino d'Oro veniva durante il famoso meeting della Disney, dove ci si incontrava con tutti gli autori, colleghi, collaboratori, e la premiazione veniva fatta che sembrava la premiazione degli Oscar in America, sul palco, col video, con le nomination, no? Quindi c'era tutta un'emozione dietro. E ti portava a ricevere il premio davanti a tutti quelli che comunque erano i tuoi colleghi, no? E quindi chi prima, chi dopo sperava che toccasse a lui ricevere questo premio e ricevere l'ovazione, le pacche sulle spalle, vai grande, tu, che cosa, un po' così, no? Quindi l'emozione è stata forte, il divertimento anche. È un bel ricordo di quel momento. Bellissimo ricordo. Il tuo personaggio preferito? Ce ne sono due che sono poi i personaggi fondamentali. Uno è Paperino nella versione PK e l'altro è Topolino. Mi ci sono reinnamorato quando ho cominciato a lavorare con Casti nelle storie classiche e poi anche con Dark and Blood, queste cose qua. Adesso con Artimani, proprio per i 90 anni di Topolino, che arriveranno a novembre, più o meno il periodo di Luca Comics, stiamo preparando una storia speciale ambientata negli anni 30, no? Quindi avremo a che fare col Topolino classico, e questa è una piccola anticipazione gustosa. Grazie. E quindi sì, il Topolino, soprattutto di quel periodo, mi piace veramente tanto, ma anche quello odierno, basta saperlo trattare, e boh, PK, perché PK ormai è parte di me, non saprei dopo come far senza. ovviamente. Oltre a lavorare per la Disney, riesci a dedicare del tempo a dei lavori personali, solo tuoi? Capita a volte, sempre meno col tempo, perché comunque più lavori per una casa editrice grande come questa, più ti tirano in mezzo, no? E che è piacevole, però a volte dici porca miseria, proprio non ce la faccio. Ultimamente sto cominciando una collaborazione con un ragazzo importante, bravo, e quindi speriamo di portarla a termine entro quest'anno, e sarà un progettino extra Disney, quindi... Bene. Quali consigli daresti a tutti coloro che volessero intraprendere la carriera di fumettista?
che non è facile soprattutto farla durare nel tempo, no? Perché oltre al talento, alla perseveranza, alla voglia di mettersi sotto quella testa e lavorare, di saper fare pubbliche relazioni, ci sono tanti particolari, perché sei comunque un libro professionista e nessuno ti dà niente gratis, e poi devi saper nel tempo gestirti e saperti rinnovare e riuscire a mettere sempre quel fuoco, quell'entusiasmo, che magari poi nel tempo, se magari hai un minimo di successo, può capitare che ti adagi un po', no? E lì è la fine, perché comunque alla fine alla gente non interessa leggere delle cose che non trasudino entusiasmo, anche e soprattutto parlo nel nostro caso come disneyani, storie che ogni settimana tendono a essere le stesse, però rinnovandosi, no? E convincere i tuoi fan o i tuoi lettori che vale la pena leggere quelle storie, devi essere per primo tu a crederci e quindi dare sempre qualcosa di nuovo, no? Questo sia che stai facendo personaggi altrui, che tanto più nel caso che stai scrivendo cose tue, che sei un autore. E l'entusiasmo è la base di tutto, ci vogliono tante energie, è un lavoro in cui ci vogliono tante energie, sicuramente. Bene, ringraziamo Lorenzo Pastrovicchio per essere stato qui con noi e un saluto a tutti gli amici di Project Nerd, ciao! Ciao!